l'Italia vuole essere e sarà protagonista di questa nuova stagione. Ci auguriamo che si possa raggiungere la pace in tempi rapidi, non è facile, e contiamo anche su un impegno della Cina che possa convincere la Russia a ritirare le proprie truppe. L'Italia intende dar vita ad un grande progetto per la ricostruzione del paese, accelerandone il cammino verso il percorso europeo, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani aprendo la conferenza. Il nostro paese, aggiunge il vicepresidente del Consiglio, mette a disposizione di Kiev le eccellenze del sistema Italia. Mettiamo a disposizione il saper fare di 4 milioni di piccole e medie imprese che sono il tessuto connettivo della seconda manifattura d'Europa. Qualsiasi risoluzione del conflitto dovrà assicurarsi che la Russia paghi per le distruzioni che ha causato. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia l'Italia. Possiamo ricostruire insieme, afferma, per dare sicurezza e libertà al popolo ucraino. Poi sente al telefono la premier Giorgia Meloni e sui social di nuovo la ringrazia per aver organizzato la conferenza e per la sua leadership personale nel sostegno instancabile a Kiev. Grazie per le tue parole, grazie Italia dell'appoggio, tante cose a tutti, buon lavoro, gloria a Italia, slava Ucraina. Siamo ad un nuovo livello della partnership tra i due paesi, dice il premier ucraino Shmyhal, che invita gli imprenditori italiani a cominciare oggi la ricostruzione, senza aspettare la fine della guerra.